Gozzi, non ti sopporto più. Libero, 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 è libero Frinicco. Per placare tutto, io direi di andarci a finire a vedere il video con Power, che purtroppo, mi scuso se l'altra volta non ce l'ho più fatta, cos'è, intervista a Dario Moccia. Kill la Kill che mi stavo seguendo e mi Oh. stava piacendo tantissimo, e l'ho Oh. interrotto perché mi sono messo a vedere. Mi stava piacendo Kill la Kill, non lo so, il fattore Vabbè, guarda, animazione in piaceva un realtà qua mi piace anche a sacco. me, Kill la Kill, Volpe, quindi ci si scontra anche io e te, volendo. No, però a me piace quella tipologia di animazione. A me Quella mi piace, tipologia di cioè io animazione mi riesco a piace un sacco. soprassedere su tutto quando vedo quella roba lì, capito, Volpe? Esatto, perché Dario è questa cosa qui. Lui vede l'animazione bella, Dario, e gli va bene No, tutto. no, no, quello non Non è. è vero, altrimenti direbbe che Your Name è bello, quindi Volpe un po' gazzada questa. È vero, Volpe, non è vero, non è No, vero. vabbè, Cioè, no, la no, Shinkai storia. mi piacerebbe, Volpe. Ma Cioè. vabbè, ma l'animazione Kill la Kill, io riconosco Ah, che sia. Bugozzi, la sigla che ti ho fatto è palesemente pensata per essere con l'autotune, mi raccomando, eh. Bell'autotune denso, forte, da vera trap. Oh, è Tokyo Ghoul. Io non l'ho visto l'anime, ok, di Tokyo Ghoul. L'ho Ok. solo letto perché non sapevo nemmeno ci fosse l'anime. E però quando mi sono andato a parlare con persone che hanno visto l'anime, cioè è totalmente una merda, ma anche pure a me dispiace, molte persone si offenderanno, ma Shingeki no Kyojin fa schifo l'anime, perché a livello di storia è... Cazzato? Troppo me. No. Cazzo dice? Power. Scusa, scusa. A parte che la prima stagione dell'anime a detta di Hajime Isayama, autore dell'opera, del manga, detto che vede la prima stagione dell'anime come la versione finale di quello che lui ha creato. Quindi non dirmi che non ti piace l'anime, perché in quel caso, cioè io ho sempre la maglia, sì, ma il manga è meglio, ma in quel caso l'Attack on Titan, soprattutto la prima stagione, è meglio del manga. Tento Power a quello che dici. Qua un po' gazzada, qua hai detto, mi sa. No, No, vabbè, ascoltatemi, ma perché hai è letto prima tutta il manga? storia. Perché hai letto il primo Eh manga? sì, Per è tutta forza, per storia. forza, Sì, no, Volpe. ma inizialmente, ma è incredibile di Attacco dei Giganti inizialmente. Penso Isayama Porello lo rifarebbe tutto i primi 10 volumi se potesse. Per forza. Tradizione. Però una cosa, per esempio, prendi Fullmetal Alchemist, no? Cioè, io quando mi dico di Fullmetal Alchemist, se non vuoi leggere, ti dico, vedi di Brotherhood, no? Certo. Cioè, Vabbè, non dai, ma è sapere. scriptata, dai, è scriptata, là. È Classico. possibile, è scriptata, là. Chiedono di GTO, manca solo GTO. Ecco, GTO? GTO, mi L'anime. vedevo quando ero piccolissimo, che era su Super 3, se non sbaglio, lo facevano, e sfortunatamente non sono mai riuscito a seguirlo tutto. Va benissimo, va benissimo, Giorgio, va Fantastico, benissimo. perché lo Meglio. devi Non leggere. riprenderlo mai, non riprenderlo mai. Devi leggerlo e basta, GTO. Leggilo, leggilo. GTO è Da leggere. clamoroso. GTO è Per forza. clamoroso da leggere. Clamoroso, clamoroso. Se ti piace. Se non ho 100 sub, strappi Your Name. Non ho il manga di Your Name perché il film è meglio. Power è un Chad confermato, lo devo conoscere meglio. In realtà ora non mi sembra tanto Chad. Mi sembrava più Chad quella sera. L'inquadratura, non lo so, adesso non è Chad come l'altra volta. Vale, Sempre più anche. sì. Cioè, quando mi chiedono tipo i tuoi tre anime preferiti, dico, ma boh, Cioè, in questa io. inquadratura è ovvio che il Chad qua è Ara. Guarda, con la maglia dello Shoku, petto nudo ci mancherebbe solo. Momento serio. Cioè, io so per il discorso che, per esempio, io ho un'opera che so per certo che è la mia preferita e lo rimarrà per sempre, Idem. ok? Qual è? Però è Ashita no Joe, Rocky Joe in Rocky Italia, Joe. si chiama. Non lo conosco. È uno dei manga più belli del mondo, della storia, dell'umanità, Ok. Poi dei l'ha pianeti, recuperato e l'ha finito adesso. dell'universo. Per rimanere bassi, Sì, se ovviamente. lo andrò a comprare me lo ordino su Amazon. Cosa c'è su Kindle? C'è Che la non è più male. Perfect Edition. Io ti consiglio veramente, Ok. Giorgio, Prossimo. con tutto il cuore quest'opera perché. Cioè, se addirittura io, che ho letto tantissime cose, ti vengo a Ecco. dire che per me è la migliore di tutte quante le altre, cioè superiore a tutte quante le altre, vuol dire che questa, cioè, è un metro di paragone che è fuori dalla scala del fumetto Sì, normale, sì, 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 del. sì. Però sto discorso qua lo dicono tutti con robe diverse. Ho sentito fare il suo discorso Domenico e lo fa con One Piece. Quando non sanno
Oh, c'è un rapporto strano con un'opera, non so come spiegarlo. È stessa roba con One Piece, ha fatto One Piece è fuori da un metro di paragone, perché One Piece è relive da me poi. One Piece dovresti mettere le saghe in una classifica, One Piece è fuori da ogni classifica. Però dipende. Deve venire qua Staffiero, Caverna di Platone. Il live da me l'ha detto sta cosa. Però non perché gli piaccia One Piece. Non so se è perché è ampio, perché è immenso. Però non è la prima volta che sento questo discorso. Secondo me non c'ha senso perché un'opera come un'altra non puoi metterla fuori da una scala. È comunque un'opera. Non è che è al di fuori. Vabbè, ce ne sono tanti manga lunghi, ragazzi. Anche Naruto sta in due volumi, anche Bleach sta in 34 volumi, anche Kochikame sono 200 volumi. Cioè, adesso ce ne sono dei manga lunghi. Onestamente. È completamente fuori E scala, ti è dico di, un'opera e, che... ti dico, e ti dico di più rispetto a quello che ti dice anche Volpe, che lui ovviamente ci mette di mezzo il gusto personale, la qualità dell'opera che indubbiamente c'è e veramente trascende il tempo, perché è una storia del 68, se non erro, è iniziata, quindi è comunque un'opera che ha i suoi anni, ma allo stesso tempo è un'opera che è stata proprio un fenomeno culturale, anche sociale, fortissimo. Calcola che... Ok, Domenico dice per questo. Qua allora non capisco il senso perché Ashita no Joe sono 13 volumi. Non è così lungo da dire è fuori scala perché è troppo lungo. Ah, non ha senso. Lo dicono per due motivi diversi, ma qua da una non può essere giuste entrambe le cose. Perché se One Piece è vero che ha 100 volumi, quasi ormai, Ashita no Joe ne ha 13, ha segnato un'epoca. Ma tante opere hanno segnato un'epoca. Dragon Ball ha segnato un'epoca. Ogni epoca ha la sua opera di riferimento. Non è che se una cosa ha fatto la storia è intoccabile. Non è quello il discorso. Non è l'intangibilità di qualcosa a renderla speciale dopo. Perché anche Dragon Ball ha segnato un'epoca, ma non diciamo che Dragon Ball è fuori scala. Sono tutte opere scritte da esseri umani. Top 10 manga fuori scala is possible, perfetto. Ok, avete colto quello che... Funerale, cioè fatto un funerale IRL. Sì, Alla faccia dei fan di One Piece con Ace, ragazzi. e praticamente si diceva, tutti diciamo i critici quando parlano di Rocky Joe, dissero che Rocky Joe era il manga che più di tutti unì ogni tipo di pubblico, cioè lo studente che andava a E scuola. questo è verissimo, ma allora sai cosa vi dico? Il manga che ora unisce più tipo di pubblico è Demon Slayer più di Ashita no Joe. E non è che dico Demon Slayer è fuori scala. Demon Slayer. Demon Slayer è l'opera più venduta in ogni o ogni categoria. Dalla donna 40-50 anni al ragazzino 10-20 anni. Cioè, non è che se è quella che unisce più persone di tutte, allora merita di essere fuori scala. Io sta cosa non capisco. E vorrei parlarne per capirlo. E comprava la rivista manga Sei per pelato, vedere il Luca, nuovo grazie. capitolo di Rocky, per leggere il nuovo capitolo di Rocky Joe, e l'impiegato di 50 anni che andava in ufficio e comprava la rivista per leggere Rocky Joe. Quindi c'era l'impiegato. Stessa roba di Demon Slayer, anzi, forse mi devo documentare, ma Demon Slayer su ogni fascia. Rocky Joe non so se tipo le donne da 40-50 anni lo leggessero. Di banca che sulla mano sinistra aveva il giornale per vedere la borsa. E sulla mano destra aveva il capitolo 9 di Rocky Joe. Questo era Rocky Joe. E poi c'era gente che si immolava durante i moti studenteschi e spaccava tutto e tirava le bombe carta dicendo: noi siamo Rocky Joe. Quindi questo Ma è. è un riferimento a... Cioè un... Questa è una cosa che ovviamente Demon Slayer non ha. Erano tempi diversi e Demon Slayer... E Ashita no Joe parla di tematiche diverse. E secondo me, leggere Ashita no Joe senza sapere nulla della storia del Giappone contemporanea, anche ti perdi dei pezzi. Infatti, quando l'ha letto Power, io dopo l'ho scritto sul gruppo... Non che non l'avesse capito, ho scritto tipo che non l'aveva colto, secondo me, perché... Se lo leggi senza conoscere determinate cose come ho fatto io la prima volta, non le avevo capite. Quando poi ho studiato determinate cose all'università, sono tornato indietro con la mente e ho detto: cazzarola, ma io queste cose, queste tematiche me le ricordo su Ashita no Joe. Rocky? No, beh, No, gli italiani giusto l'hanno perché, chiamato Rocky no, è Joe, giusto però è perché ho Ashita visto no dalla Joe. Il... Sì,      copertina.
è Joe, il suo nome. Poi Rocky Joe l'hanno chiamato così in Italia perché Rocky è Rocky. Infatti, noi siamo a Shitano Joe, ovviamente. Io, per esempio, se dovessi dire quello che a me è piaciuto di più di leggere come manga, penso che, vabbè, a parte dei classiconi come Fullmetal, noi siamo Ashtano Joe, noi siamo il Joe di domani, cioè noi siamo i ragazzi di domani, noi siamo il futuro. Però, per esempio, Hunter x Hunter, che ho scoperto tardissimo, per me Hunter x Hunter mi ha pianto il cuore quando si è bloccato, cioè è rimasto lì, sono restato tipo... Che cazzo faccio? Perché Hunter x Hunter è uno dei pochi casi in cui forse vale quasi più la pena guardare l'anime. Vabbè. Ragazzi, la gente mi parla sempre che si infidrizza il cazzo per la scena della prima trasformazione di Goku in Super Saiyan. Sì. Ma per me è quella scena. Però Goku si trasforma in Super Saiyan. Due golem. Ha svoltato un error. Capito, questa qua io ho detto è fuori scala, però no. Cioè, anche quella può essere valutata, secondo me. Per me, poi ognuno c'ha la sua scala. Se per te è fuori scala, vabbè. Ma per me è la trasformazione più incredibile di sempre. Al primo posto, Goku Super Saiyan contro Freezer, classico. Ragazzi, con tutti. Popular opinion su Naruto? Naruto si doveva fermare alla distruzione del villaggio della foglia. Sì, Shippuden, fine. Poi non è più Naruto, ma è Sasuke l'onnipotente. Diventa, esatto. È un degenero verso quello, non fa niente. Sto zitto, basta. Più niente. Non è vero. Come si scrive? Ma è finta, dai, sta. È finta. Il romano. Er volemo sebbene Jutsu. Lo chiamo io. Er volemo sebbene Jutsu. Praticamente, cioè, secondo me lo sbaglio di Naruto si vede allora che dovevano continuare per fare ancora più soldi. Plausa Jump invece per una volta che sta facendo il contrario. Anziché mandare avanti questi manga per secoli, come ha fatto con Bleach, come ha fatto con Naruto, come ha fatto con One Piece, come ha fatto con Dragon Ball, cioè hanno chiuso Demon Slayer, hanno fatto finire The Promised Neverland, hanno fatto finire Chainsaw Man, cioè roba che arriva alla sua naturale conclusione, grazie. Che quando non hanno più niente da dire, queste opere finiscono. Chainsaw Man sono stracurioso ora che l'hanno finito. Cioè, 2 anni è durato praticamente. Bellissimo. La cosa che mi dà più al cazzo. Power prenderà i capelli? No, no, non adesso. Però un po' di stempiatura, un po' di chierichetta verso i 40-45 potrebbero arrivare. Ovviamente non lo so, però vedo da ora come l'attaccatura. Però sembra forte. Il bug dell'Edo Tensei. Per ora sta tranquillo. Mi sparo, ok, mi ti sciotto il letto d'insieme, me lo sparo su me stesso. Io sto là, tipo, che vuol dire? Ma che è? Ma sta cittazzi? Cioè, ero così, quando l'ho letto, stavo là. Cittazzi. Stavo là, stavo là. Ma poi, ora, scusami, mi ricordo un cazzo. Beviamo un attimo. Beviamo un attimo intanto, per rinfrescare la memoria. Beviamo un attimo. Ma è un'elaborata candy camera? Sì. Sì, una candy camera. In Giappone è stato buonissimo. Pure la scena di Kabuto. Sì, Death ci rifinirà col prossimo volume. Cioè, ora sono usciti 3 volumi, sono usciti di Death Shield e finirà col prossimo. E gli fanno gli Zanami, no? E quello Box Edition dipenderà l'editore, Zanami, non posso saperlo io ancora. Neanche mi ricordo. No, mi pare, sì. Non me lo ricordo. Zanami. Ho capito che in verità dagli Zanami si può uscire capendo i propri errori, così. E stavo là, tipo, vabbè, ma che cazzo va in culo, va. C'era troppa cazzato. Sì. A un certo punto, no, questo mi incazzo veramente. C'era troppa gente e hanno detto: no, non ce la faccio a gestire tutta sta gente. Guerra, si fa saltare tutta la testa. Togliamo tutti Tsukuyomi infinito. Però mi serve uno stronzo che fa da capo espiatore e muore. Non è dalla fronte alta la caduta dei capelli, è dall'attaccatura dei capelli, non dalla fronte alta. Cazzo, togliamo fuori, c'ho gli occhi bru. No, sei strano, te tolgo. Ci tolto. Certo tutto fa, ma dare troppo sgravo. Ma attaccatore dei capelli dipende dalla genetica, ragazzi. Spoilerino, cioè tutto dipende dalla genetica. Oggi sono stra incazzato, madonna. Fatto. No, ma magari oggi sono incazzatissimo. Da quando ho visto quel video di Bugozzi, mi ha fatto incazzare oggi. Cioè io Bugozzi che non rispetta le regole, che mette quel cofanetto in Your Name, mi ha fatto incazzare per tutta la live. Mi sento uno stronzo da quando ho visto il video della live di Bugozzi adesso. Chiedo ai moderatori di fare un watch time power, perché qua c'è qualcosa ce l'è solo di adesso, perché sfortunatamente non ho il tempo per vedere altri no video. Ma non sì, era perché sì. Era una battuta perché sì, dici sì. Le nostre stesse robe, capito? Quindi sembra che te la sei studiata, ragazzo.
No, credo che se sei appassionato, ragazzi, le condividi queste cose. Esattamente. Ma non è vero. Esattamente. Ma ti assicuro che non è vero. No, se c'è il cervello che funziona, però, Massimo. No, che devi stare... No, Volpe, già oggi mi girano le palle perché Bugozzi ha fatto girare le palle. Continuiamo così? Appassionato, ragazzi, le condividi queste cose. Esattamente. Ma non è vero. Esattamente. Ti assicuro che non è vero. No, se c'è il cervello che funziona, però, Massimo. Se c'è un cervello che funziona. Se c'hai un cervello che funziona. Se c'è un cervello che funziona. Del pappamolle mi ha dato. Che non riuscirò neanche più a sollevare i manga. Tanti allenamenti, Saitama l'ho fatto qua in live. Lui, sollevatore di pesi, zero allenamenti Saitama. Dimostrato di essere volpesco, sollevatore solo di polemiche, bravissimo. Fuoco anche, fuoco. Sex, legend, fine. Un personale alla fine, bisogna accettare tutti i gusti, cioè ci sta, basta che poi non diventa tipo dittatura, no? Quello che no, quello no, io sono uno degli amici più grandi anche di questo canale, è una persona che penso che siamo d'accordo forse su 3 cose su 100, quindi non, eppure è sempre lì e ci scherzo, è un fratello per me, quindi figurati, no, che... No, io la so la cosa degli scan, ed è il motivo per cui per esempio Tower of God, God of High School, oddio, non mi ricordo, dovrei aprire Webtoon per vedere che cazzo mi leggo. Il pub dello scontro, non il pub dell'amico, si chiamerà un giorno se si continua così. Pago proprio i coin, proprio perché me li voglio leggere e supportare, cioè, però capita a volte che per tanti altri... Dario si riferiva a Dario, gli voglio bene, lo so che si riferiva a me. È Volpe che mi mente dal giorno zero. Prima di conoscerlo, io ho sentito il suo odore, mi sono pulito con il suo odore. Lui mi ha mentito dal giorno zero. Altri non riesco, cioè lo ammetto, cioè sono onesto, però non riesco perché devo aspettare e non ce la faccio. Cioè la mia voglia, la mia curiosità di continuare la storia, di sapere come va avanti, che cazzo si sono inventati, è troppo grande. Però certo. Lo ammetto, regà, cioè capisco, mettetemi alla guida. Ma per chi se ne frega, essenzialmente, direi. Sì, sì, io ne voglio fiero a momenti, quindi non ti preoccupare, stessa opinione. Fiero di non sostenere le persone che ti danno in parte da lavorare, complimenti. Le opere che ho amato di più me le recupero sempre in cartaceo, per forza. A me è capitato con tanti fumetti che ho letto. Sarà meglio, Manigoldo. Non era l'odore di Volpesco, ma Piscio, Sabacco e Dario te l'hanno fatto intuire. Non è vero questo. Non mentitemi. Era Piscio, Dario te l'ha fatto intuire in Dario e Sabacco psicanalizzano mangaka. Kira, dimmi il minuto che lo andiamo a vedere adesso in live. Vediamo se era Piscio davvero. Perché o Dario mi ha mentito, Volpesco mi ha mentito. Perché dicono due cose diverse. Uno dei due ha detto menzogna a me. E io scoprirò la verità. Che se cerco di vedere la situazione dal punto di vista tuo, Luca, è un casino, perché tendenzialmente hai tipo 4 livelli di lettura, ossia io sarei il primo, anche se non so la storia quale sia la reale vera, diciamo concreta verità, però qualunque essa sia è un casino dal tuo punto di vista, dal tuo filtro del mondo, capire l'interpretazione di uno che fa questa storia con l'asciugamano, che a me, distinto, starebbe ovviamente istantaneamente sul cazzo per sempre. Però allo stesso tempo deve... Sì, ma... Che adesso... Ma non dice nulla sul Piscio, ragazzi. Leggi tra le righe. Ragazzi, non lo dice niente del Piscio. Allora, io quella sera da Dario l'ho annusato, ok? L'ho dato ad Agnese non ha capito cos'era, Dio che puzzava. Lo porto a Dario in 0-2 secondi fa, ma questo è Volpesco. 0-2. Non era né meme né niente, perché Dario sapeva che io non sapevo chi fosse Volpesco. 0. Io ho detto che era urina di Mini. Io ho detto, può essere che Luna aveva fatto le pizze sull'asciugamano? Ma ho detto, no, non è possibile, non l'ha mai fatta. E se non l'ha mai fatta, ci sta.
Non gli ho dato io la colpa a Volpesco. Dario ha detto che stava a Volpesco. Io ho detto che restava a Mini. Odore acre di Volpesco, ha detto Dario. Io ho detto che era stata la gatta. Che, ma, anzi, te l'ho chiesto. Ho detto magari ci ha portato la pipì Luna. Mini, come la chiamate? No. Questo è l'odore acre di Volpesco. Mi ha anche spiegato il giorno che si è asciugato, che correva dal treno, non si è lavato, si è asciugato direttamente col sudore sull'asciugamano. Non so che roba ha fatto. Dario non scherzava. Non scherzava, Dario. Non scherzava, ragazzi. Pipì di Volpesco. Volpesco è innocente fino a prova contraria. Esatto, io darò il punto a questa storia il giorno che annuserò Volpesco. Perché Volpesco non mi ha detto io non puzzo così. Ha iniziato a dire no, ma l'asciugamano non era rosa, era giallo. Cioè cose, ma dare daltonico. Non si è mai difeso sul suo odore acre, ma sul colore dell'asciugamano. E fare una ringa difensiva sul colore di un asciugamano piuttosto che l'odore mi fa capire che quell'odore lì potrebbe realmente essere il suo. Potrebbe. Sto usando il condizionale. No, non è questione della puzza, è questione che dopo mesi continua a mentirmi e a sbeffeggiarmi.